Fabio, ci siamo anche per il 2016, c'è la 10ª edizione del Ciao Ferruccio dedicata al tuo papà. Sì, è un ricordo che voglio fare al mio papà da un po' di anni. Abbiamo quasi sempre fatto un torneo di tennis e quindi quest'anno e anche 2 anni fa abbiamo voluto ricordarlo anche giocando a beach, anche se non ha nessuna attinenza, lui non giocava a beach tennis, però a noi interessa ricordare il nome e quindi creare un bellissimo torneo di tennis coinvolgendo anche personaggi dello sport, dello spettacolo. Per chi non lo sapesse, io ho avuto la fortuna di conoscere il tuo papà, è stato maestro tanti anni alla Virtus e non solo, ha scritto un po' di pagine del tennis italiano, ha allenato anche grandi campioni, Raffaella Reggio, Omar Camporese, Gabriella Boschiero, tanto per ricordarne qualcuno, anche la Cicognani ha vestito la maglia della Virtus, quindi davvero un percorso dedicato ai più giovani per far crescere i giovani. Esatto, mio padre insomma ha lavorato da sempre alla Virtus Tennis Bologna, ha allenato anche per 15 anni le nazionali femminili, per intenderci la Fed Cup, e ha curato tantissimi giocatori, tra cui, come dicevi tu, Omar Camporese, Raffaella Reggi, ha allenato tanti campioni e quindi è giusto ricordarlo perché ha fatto veramente tanto per lo sport italiano, lo sport bolognese. Hai parlato di Fed Cup, Tatiana Garbin, nuovo capitano di Fed Cup, comunque transitata anche da Bologna perché per tanti anni Tatiana si è allenata proprio qui. Sì, tra l'altro Tatiana ha giocato anche per la Virtus Tennis, la conosco molto bene, è venuta 2 volte a giocare in Ciao Ferruccio, quindi io sono molto contento di questa sua nuova nomina, speriamo che ci siano giocatrici all'altezza perché insomma le senatrici si stanno quasi ritirando dal tennis, quindi speriamo bene. Invece tu hai grande attenzione anche per il calcio, sei un grande appassionato dei colori rosso-blu, domani ci sarà Pescara a Bologna, partita difficilissima, ma sei già proiettato anche alla prossima estate e i prossimi ritiri? Allora, io ho curato il ritiro del Bologna per 4 anni in Trentino ad Andalo. Dall'anno scorso ho anche contatti e lavoro per il Sud Tirol, per il ritiro del Bologna, ma non solo, anche il ritiro della Roma, il ritiro del Cagliari, del Pescara, della Hellas Verona, della Sampdoria. E quindi questo Pescara-Bologna di domani come la vedi? È una partita fondamentale per mantenere lontane le squadre che ci stanno inseguendo. Speravo però in un campionato un pochino migliore per il Bologna. I giocatori secondo me ci sono, vediamo un po'. Torniamo a parlare, chiudiamo con il Ciao Ferruccio, 40 coppie quest'oggi alla Pala Beach del CT Aeroporto, una grande festa che poi terminerà questa sera come sempre a tavola, perché tu guardi sempre anche molto all'aspetto conviviale e non solo quello agonistico. Sono 40 coppie iscritte, molto agguerrite, naturalmente vedremo dei grandi scambi, delle grandi partite, perché comunque ci sono giocatori che sono anche molto classificati molto bene. Questa sera è festa dello sport perché ci sarà anche lo Sport Racket Award, quindi una sorta di premio agli sportivi che sono appassionati della racchetta, e ci saranno molti sportivi come Pagliuca, come Franco Colomba e anche molti anche comici, perché Jenny Gnocchi ci onorerà della sua presenza e tanti altri comici e sportivi. Puoi già svelarci chi sarà il premiato di quest'anno? Hai nominato già dei campioni, Omar Camporese in passato, Roberto Mancini hanno vinto questo premio. Sì, quest'anno allora sicuramente ci sarà Massimiliano Narducci, al quale sono molto affezionato e anche lui è sempre stato presente a Ciao Ferruccio. I premi verranno assegnati a Maenza, pionico storico che conoscono tutti, Franco Colomba come appassionato di tennis, che ha allenato tantissime squadre, tra cui anche il Bologna, e il terzo non ricordo più. A sorpresa stasera. Non lo posso dire. Ciao. Mario Trebi torna alla Pala Beach della CT Aeroporto, il Ciao Ferruccio, un appuntamento ormai tradizionale, uno dei tanti tornei che tu organizzi. Allora, sono felicissimo ovviamente di essere qua per fare la 10ª edizione del Ciao Ferruccio, qui con l'amico Fabio. Stiamo facendo ormai i quarti di finale qua del torneo, siamo contentissimi, 40 coppie, sia maschili che femminili, la cosa più bella ovviamente è l'armonia, ci sono tanti amici che sono venuti qua, che stanno venendo, poi finiremo la serata al Country Club per fare una nostra cena, tutti quanti,
quindi meglio di così non poteva ovviamente essere la giornata. Hai parlato del Country Club, che è la tua nuova avventura da qualche mese insieme agli altri soci, quindi Villanova. Hai spostato completamente l'attenzione da Borgo Panigale all'altra parte della città. Hai detto bene, una nuova avventura, è partita da giugno, siamo tre soci, io, Franco Levorato e Francesco Catenacci, stiamo portando avanti questo progetto molto bello di Racket World. Quindi tutto filosofia racchetta e pallina, quella che è stata poi la mia vita. Oltre al tennis abbiamo messo il paddle e metteremo il beach tennis da febbraio. Quindi siamo molto contenti, i soci, sia i vecchi soci, anche i nuovi che sono arrivati, si stanno premiando. Tu sei stato il primo a portare a Bologna quello che era il discorso del beach invernale, oltre che estivo. Sì, nel 2002 e ovviamente con Laura abbiamo portato avanti anche un discorso con Top Volley, quindi ero presente per anni anche nella tua trasmissione, quindi sì, dal 2002 che sto portando avanti il discorso beach tennis. Si è evoluto, adesso c'è beach tennis e beach volley, che una volta, partendo nel 2002, beach volley era un momento di stasi, adesso sta ripartendo molto e quindi sono contento di ospitare sia il beach tennis ovviamente che anche il beach volley. Abbiamo parlato di tanti tornei che organizzi, in realtà ci sono anche i corsi per poter imparare sia a giocare a beach tennis che a beach volley, e soprattutto un grande riguardo ai più piccoli, quindi ai giovani, alle prospettive dei nostri campioni. Sai che è un tasto che per me è fondamentale, io sono un maestro di tennis e sono partito con i bimbi piccoli, il beach tennis e il beach volley anche. Sta prendendo anche, diciamo, forza dai bimbi, quindi i corsi che stiamo facendo sia per adulti che per i bimbi sono corsi che stanno prendendo ogni anno bimbi nuovi, quindi è fondamentale, è il seme ovviamente per far andare avanti lo sport. Senza dimenticare un occhio alla nazionale che ti vede protagonista. Tasto nazionale, quest'anno è stato dolente, ho perso in finale con la Russia a Mosca, l'anno prima avevo vinto il titolo mondiale, e pur dando le dimissioni subito non sono state, diciamo, tenute in considerazione, quindi tornerò il prossimo anno a Mosca per riprendermi ciò che ho perso. Invece come si chiude l'anno sia alla Country Club che qui alla Pala Beach del City Aeroporto? Allora, Pala Beach sono molto contento, sono rimasti i soci, gli amici storici che dal Circolo Italia, dove sono partito anche prima al Biavati, adesso mi stanno sempre seguendo, quindi il Pala Beach sono contentissimo, il Country Club ovviamente è un'avventura nuova che sta prendendo tante energie, ma lo stimolo c'è. Hai già delle date da darci per i prossimi tornei? Allora, le date più importanti, questa che voglio ovviamente, che è la fondamentale, poi le date da gennaio ci saranno ovviamente dei tornei under molto importanti, faremo della terza categoria, quarta categoria da marzo anche a aprile, e quindi noi abbiamo già una calendarizzazione che abbiamo già preso ovviamente dalla vecchia gestione che porteremo avanti. Grazie. Renato Villa, ospite del Ciao Ferruccio, un tradizionale appuntamento con il beach tennis, grande appassionato di sport in generale, non solo di calcio. Sì, non solo di calcio, sicuramente siamo qua per festeggiare o per ricordarsi, più che festeggiare, una persona importante che nel mondo del tennis abbia fatto tantissimo per Bologna. Sono molto amico del figlio e mi fa molto piacere essere qua. Siamo alla vigilia di Bologna-Pescara, anzi Pescara-Bologna, una partita incandescente soprattutto per quello che troveremo in casa degli avversari. Sì, sicuramente sì, sarà un ambiente difficilissimo, soprattutto per la classifica, soprattutto per il periodo loro, perché di quello che è successo in settimana in casa loro sicuramente è una cosa non bella, e sicuramente sarà un campo molto caldo. Se riusciamo a passare i primi 20 minuti e andare in vantaggio, può essere tutto a nostro favore, perché anche i tifosi saranno sicuramente contro la squadra. Se invece riusciamo a mandare in vantaggio loro, sarà anche molto ma molto più difficile. Renato, tu sei legato a Bologna, ma Bologna è legata alla tua figura, a quello che hai fatto per il mondo del calcio, che continui a fare anche riferito ai più giovani. Sì, ho deciso di rimanere a Bologna dopo aver smesso, ho cominciato ad allenare in giro, poi ho smesso di allenare in giro, mi sono aperto a Casalecchio, che è una scuola calcio con 300 bambini, e cerchiamo di, come dico sempre io, cercare di fare educazione, rispetto e calcio. Io credo che i bambini hanno bisogno di imparare queste tre cose. Sicuramente il calcio è importante, perché lo sport di gruppo li aiuta a crescere, li aiuta a stare insieme, e questo è fondamentale. Torniamo al beach tennis, tu giochi anche, hai detto che a tennis poco e a beach?
No, poco, ogni tanto quando mi capita qualche amico ci gioco, però non sono un grande amante degli altri sport. La mia forza sta sempre solo il calcio e forse è stata anche la mia fortuna aver fatto solo calcio, però sicuramente è bello vedere queste ragazze, questa gente, queste persone che si divertono, tutto il bici, è uno sport che possono fare tutti, non è che perché uno arriva a una certa età non lo può fare, questo è importante. Chiudiamo con i tuoi prossimi impegni con il Real Casaletto. Ma adesso facciamo le feste di Natale, poi si riparte i primi di gennaio con tutte le categorie, abbiamo 300 bambini, siamo orgogliosi di questo. Dall'anno scorso abbiamo fatto anche la prima squadra, abbiamo fatto il campionato di terza categoria che abbiamo vinto, quest'anno siamo in seconda, siamo primi anche con la prima squadra e questo è una bella cosa.